Perché siamo passati dalla storia dei criminali italiani, dall'occupazione italiana dei Balcani, dalla storia del sindacato, siamo passati a parlare di un'anima della Repubblica e di un partito della Repubblica. Questo libro nasce da un'inchiesta. Io ho cominciato a collaborare con l'allora perito Aldo Giannulli per la Procura di Brescia quando, molti anni fa, venne riaperta l'ultima inchiesta sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia, sulla strage fascista del 1974, più del 28 maggio, nella cittadina di Brescia, durante un comizio sindacale di CGIL, CISL, UIL. Quell'ultima inchiesta, come sapete, è terminata con l'assoluzione di tutti gli imputati e la vergogna della condanna per i familiari delle vittime al pagamento delle spese processuali. Almeno quella cosa è stata cancellata e recentemente la Cassazione ha riaperto le procedure per riattivare una nuova inchiesta su quella strage impunita, una delle tante stragi impunite. Questo libro connette, diciamo, il mio lavoro universitario, perché nasce come idea di lavoro per una tesi di dottorato, con quell'incarico per la procura, che mi ha consentito, ha consentito a me e ad altri che lavoravano con me, di aprire degli archivi che fino a quel momento non erano mai stati aperti e quindi pubblicare delle informazioni nuove, capaci cioè di aprire degli squarci di luce su un periodo, in particolare quello degli anni 70 e sul ruolo del movimento sociale del neofascismo nel nostro paese, particolarmente rilevante a mio avviso, perché permette di raffigurare e di modificare un immaginario collettivo che nel nostro paese è profondamente radicato ormai, quello secondo il quale la memoria e la storia del fascismo si conclude col 25 aprile del 1945. E quindi il ragionamento storico sul fascismo ha una data, una linea di faglia, una data di cesura rispetto alla vicenda repubblicana, che poi in realtà il vissuto della nostra democrazia ha ritrovato costantemente come elemento eversivo, come elemento di infrazione dei processi di partecipazione popolare, come elemento di rottura o di disturbo dell'allargamento del perimetro della nostra democrazia qualitativamente parlando. E quindi, quando parliamo di fascismo, dobbiamo ricostruire tutta la parabola storica del movimento sociale che dentro la storia della Repubblica Democratica nata dalla Resistenza ha svolto un ruolo e lo ha svolto in una funzione appunto tendenzialmente anticostituzionale sempre, ma tendenzialmente molto più larga e molto più ampia di quanto la ridotta elettorale, il 5, il 4, il 6, l'8% tenda a rappresentare. E questo ragionamento, che poi, da cui in realtà prende l'incipit il pensiero di scrivere un libro di questo tipo, l'ho tratto da un contesto, da un personaggio assolutamente, come dire, distante dalle vicende che poi del movimento sociale andiamo a descrivere in questo testo, cioè Aldo Moro, che prigioniero delle Brigate Rosse, rispondendo a una domanda specifica sulla strategia della tensione, cioè su quel periodo che tra il 69 e il 74 costituì quella particolarissima condizione per cui nel nostro paese si susseguirono una serie di tentati colpi di Stato e stragi contro i civili, Moro, rispondendo alla domanda sulla strategia della tensione, disse esplicitamente che l'area della reazione, l'area antidemocratica, un'area che guardava con fastidio e ipotizzava, immaginava un superamento, se non una sospensione definitiva, della Carta Costituzionale e del suo portato valoriale, rappresentava in Italia un'area molto, molto, molto più ampia e larga di quanto appunto la rappresentanza politico-parlamentare del movimento sociale mostrasse, indicando nel suo stesso partito un'anima profondamente reazionaria, che
che i quadri e i dirigenti della Democrazia Cristiana in alcune fasi storiche del nostro paese, in alcuni passaggi molto delicati, avevano loro stessi stentato a tenere in qualche misura a bada. Ecco, da questo ragionamento, dall'idea che il perimetro dei pericoli per la democrazia è molto più ampio di quello che figurativamente viene rappresentato dall'estrema destra, secondo me restituisce anche la capacità di lettura e di interpretazione dei problemi, delle problematiche relative alla mancata applicazione della Costituzione, al problema del congelamento della Magna Carta fino al 1956. Noi fino al 1956 non abbiamo la Corte Costituzionale, per esempio, e il primo presidente della Corte Costituzionale, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, è l'ex presidente, l'ultimo presidente del Tribunale della Difesa della Razza, Azzariti. Noi fino al 1970 non conosciamo l'istituto delle regioni. Fino al 1974, e per iniziativa dei cattolici antidivorzisti che raccolgono le firme, non sapevamo cosa fosse un referendum. Quindi il congelamento costituzionale, cioè il congelamento degli istituti fondamentali che costituiscono il cuore della nostra democrazia, va ricercato anche nella capacità di pressione politica e quindi nella costruzione di una semantica indicativa della natura post-fascista della nostra democrazia e quindi della qualità della nostra democrazia. In questo senso il movimento sociale, lo ricordava benissimo prima Bruno, rappresenta una lente di ingrandimento, un espediente narrativo che uso nel libro per dare, come dire, una rappresentazione dello spaccato del paese e di come le vicende del paese attraversano, tramite l'estrema destra, tutto il complesso nazionale. 1956 abbiamo scoperto che finalmente potevano avere una Corte Costituzionale. Nel 55, nell'aprile del 55, è stato eletto Gronchi Presidente della Repubblica con determinanti voti del Partito Monarchico e del Movimento Sociale. Per cui significa che l'MSI non è un protagonista secondario, ma è partecipe, al di là del peso elettorale che giustamente diceva. E per esempio un argomento in cui l'MSI è molto forte, è molto presente nel sottobosco politico-finanziario italiano, sono i finanziamenti. L'MSI è sempre stato un partito che, addirittura lo dice anche Davide, nuotava nell'oro. E giustamente Davide ha il coraggio, come giustamente deve fare uno storico e non fare come il quale butta il sasso e nasconde la mano, fa i nomi dei grandi finanziatori più o meno occulti dell'MSI, che sono coloro i quali gli permettono di avere il peso. Addirittura nel momento in cui veniva finanziato l'MSI in funzione anti-ENI, nel momento che esistevano queste situazioni. Allora, per esempio, faccio solo un nome, SNIA, che qualcuno forse lo dirà poco, ma una volta era un centro di potere economico fortissimo, la Fiat, la Falange Spagnola, perché ricordiamoci che l'Italia era in mezzo a due regimi, non nel 56, ma c'era la parte estrema dell'Europa, Spagna e Portogallo in mano ai fascisti, poi il colpo di Stato di colonnello in Grecia, per cui noi eravamo in mezzo alla preda ambita da queste due tenaglie, chiusi in mezzo a due tenaglie, con il lavoro della CIA, che poi è diventata la P2, che poi è diventata tutte le devianze. Ci racconti un po' quello che può essere questa spinta della finanza italiana e internazionale a alimentare questo partito in modo che avesse sempre questa forza economica e per avere questo impegno a condizionare anche eventualmente qualche legge o a fare quello che si chiama la politica del corridoio. La significanza storica che produce, che determina la possibilità della nascita stessa del movimento sociale è la particolarissima condizione che l'Italia si trova a vivere, io direi a partire dal 1943, perché naturalmente il nostro paese, che inizia la seconda guerra mondiale a fianco della Germania hitleriana in Europa e a fianco del Giappone rispetto al complesso internazionale, dall'8 settembre 1943 modifica strutturalmente la sua collocazione geopolitica. E quindi, naturalmente, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, i nemici di ieri, per gli alleati, diventano gli amici dell'oggi. In un contesto in cui l'Italia
è non solo collocata all'interno del blocco occidentale della NATO, ma geograficamente è posizionata esattamente sulla linea di confine che separa l'est comunista dall'ovest atlantico. Al suo interno ha altre due particolarissime anomalie: il partito comunista più forte d'Occidente e lo Stato Vaticano. Quindi questa condizione assolutamente anomala, che nessun altro paese vive all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, produce questi effetti, produce cioè la sostituzione, io direi meglio, la sovrapposizione della discriminante geopolitica dell'anticomunismo, che immediatamente sostituisce la discriminante storica e quindi feconda in questo senso dell'antifascismo. Per cui la discriminante storica dell'antifascismo, dalla cui radice nasce la Costituzione e la stessa democrazia italiana, viene immediatamente sostituita da una discriminante geopolitica contingente che vuole appunto l'Italia collocata ad ovest in contrapposizione militare al blocco dell'est, e quindi naturalmente, come spiegherà in maniera candida un ammiraglio della Marina Militare in commissione stragi, verrà in commissione stragi e dirà al presidente che gli fa la domanda quali fossero i rapporti e la visione che i militari avessero del PC all'epoca, l'ammiraglio serenamente risponde: presidente, senza giri di parole, le posso tranquillamente e serenamente affermare che almeno fino al 1981, per quanto riguarda noi militari, un terzo del Parlamento non rappresentava un avversario politico della maggioranza, ma rappresentava il nemico militare del paese. Quel nemico militare però aveva contribuito in maniera decisiva e alla liberazione dell'Italia e alla scrittura della Carta Costituzionale, rivestendo il ruolo e l'espressione massima di quel passaggio storico attraverso la presidenza dell'Assemblea Costituente conferita a Umberto Terracini, uno dei suoi massimi esponenti. E quindi quello che doveva essere un paese nuovo, rinnovato, capace cioè di rompere col passato, di avviare un'epurazione forte all'interno delle istituzioni, si tramuta immediatamente in un territorio di confronto, competizione politica, che sostituisce questa meccanica, una meccanica appunto di rinnovamento storico, con una dinamica tutta politica incentrata sul contingente, cioè sulla necessità di riarmare rapidissimamente l'Italia, ricollocarla con funzioni militari di frontiera dentro il blocco atlantico, evitare naturalmente che l'epurazione faccia il suo corso, perché un'epurazione portata a fondo avrebbe, per esempio nell'esercito, comportato l'esclusione di tutto il personale militare ex fascista e determinato la sua sostituzione con chi? Con quei soldati, con quei militari che avevano combattuto la guerra di liberazione. L'esercito del CLN era composto in larghissima parte da personale combattente comunista, e questa sostituzione di personale ex fascista con personale ex comunista in un paese come l'Italia, collocato in questa particolarissima contingenza geopolitica, avrebbe, come dire, creato una disfunzione, un elemento di contraddizione talmente forte all'interno dell'Alleanza Atlantica da essere intollerabile. Questa alla radice è questa condizione determina la possibilità per il partito reduce dei collaborazionisti dei nazisti, cioè il Movimento Sociale, il partito erede della Repubblica Sociale di Salò, consentono queste condizioni particolarissime la composizione, la formazione addirittura legale di un partito come il MIS. Questo elemento rappresenta, come dire, in ultima istanza l'estrema rappresentazione della contraddittorietà del complesso italiano, che si struttura infatti grazie alla nascita del Movimento Sociale sulla base di una duplice cosiddetta convenzio ad escludendum, cioè convenzione ad escludere le estreme del Parlamento, il MIS da una parte e il PC dall'altra, dall'accesso negoziato e democratico al governo. Ne avremo, diciamo, contezza negli anni che poi magari rivisiteremo con le domande di gruppo. Questa capacità di
dei due forni, tanto per usare una parola che non si addice a questo, però di avere questa mano che prende dalla parte della grande finanza nazionale e internazionale e pescare i voti dal proletariato, sottoproletariato, in maggioranza meridionale. Come facevano a coniugare questa doppia valenza? Il movimento sociale nasce come partito erede dell'esperienza dei neofascisti al nord. In realtà, per tutta la prima decade della sua vita, il maggior bacino elettorale e gli unici deputati eletti sono tutti eletti al sud, ma sono eletti al sud in quell'ambito, come dire, notabilare, clientelare, tipico di un partito conservatore, non tanto di un partito con una carica eversiva, con una carica anche sociale, come il MIS invece aspirava ad essere. Quando è che c'è questo salto di qualità? Un grande salto di qualità che crea, per quanto riguarda il movimento sociale, come dire, una nuova identità di, passatemi l'espressione ossimorica, di piccolo partito di massa, con il fallimento della politica delle grandi riforme. Nel 1963 nel nostro paese viene varato, dopo una lunga gestazione, il primo governo della storia repubblicana a partecipazione socialista, quindi di centrosinistra, e si apre quindi la stagione delle grandi riforme, dell'aspirazione, per meglio dire, alle grandi riforme. La nazionalizzazione dell'energia elettrica, la pubblicizzazione e quindi l'allargamento dello spettro dell'intervento dello Stato nell'economia, nei servizi pubblici, la sanità, la scuola, le politiche della casa, abitative e naturalmente la politica di sostegno alla domanda di occupazione. Il fallimento del centro-sinistra, cioè dell'alleanza Democrazia Cristiana-Partito Socialista, apre una disfunzione sistemica non riduttibile, non componibile, proprio per la particolarità della caratteristica del nostro sistema politico. Il centro-sinistra rappresenta cioè l'allargamento estremo della possibilità di partecipazione dei partiti democratici alla gestione del governo del nostro paese. Perché, lo abbiamo detto, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale si innesta la convenzione ad escludere l'estrema destra da un lato, cioè il MIS, e l'estrema sinistra, il PC, dall'altro. Il governo di centrosinistra è l'ultimo governo che allarga il perimetro alla massima estensione possibile a sinistra. Dopo si dovrebbe aprire direttamente al PC da parte della Democrazia Cristiana, cosa che gli equilibri internazionali non consentono. Il fallimento, quindi, del centrosinistra determina una impasse strutturale del nostro sistema e quindi una crisi non ciclica, non contingente, ma appunto sistemica. In quel contesto lì, nell'incapacità del centrosinistra di dare risposte, specie nel sud Italia, ai problemi dell'occupazione, in un'area del paese in cui un terzo della popolazione emigrava al nord in cerca di lavoro, vivendo delle condizioni estreme, comparabili a quelle che oggi vivono i migranti che partono dall'Africa. Ecco, in quel contesto l'incapacità del centrosinistra di dare risposte sociali sul piano del respiro politico strategico, almeno a una gran parte dell'elettorato e del paese, consente l'emersione della caratteristica eversiva del movimento sociale, che raccoglie questo malcontento, esattamente come oggi i fenomeni populisti di fronte alla crisi della politica crescono rispetto all'adesione che l'opinione pubblica, le masse, i cittadini danno di fronte a un impasse della politica, cioè a un'incapacità della politica di dare risposte. E quindi in questo senso la domanda è particolarmente calzante sull'attualità, perché così come un movimento a carattere eversivo come il movimento sociale fu riuscì a trovare nella incapacità della politica di dare risposte il suo elemento fondamentale strutturale di crescita, così oggi l'incapacità della politica di parlare un linguaggio in grado non solo di coinvolgere ma di dare risposte, di fornire risposte di struttura alle problematiche strategiche del nostro paese, consente la crescita di fenomeni
di disgregazione sociale, di atomizzazione sociale, cioè di esaltazione dell'elemento della soggettività individuale versus, contro l'elemento collettivo. E in questo senso la caratterizzazione del MIS e lo studio della politica che il MIS svolge in quel particolarissimo frangente della nostra Repubblica ci restituisce immediatamente con una velocità anche impressionante, direi, un richiamo, un immaginario collettivo che immediatamente ci riconnette con l'oggi. Nel 64 c'è stato anche una cosa, nell'estate del 64 una cosa non propriamente lineare nella nostra storia. Nel 64, se io dico presidente Antonio Segni, generale De Lorenzo, opposizione al centro-sinistra, dico piano solo, chiederei di insistere, come almeno mi verrebbe da fare in questo momento, sul ruolo delle forze armate, sui servizi deviati, perché ricordo che è profondamente radicato ormai quello secondo il quale la memoria e la storia del fascismo si conclude col 25 aprile del 1945, e quindi il ragionamento storico sul fascismo ha una data, una linea di faglia, una data di cesura rispetto alla vicenda repubblicana, che poi in realtà il vissuto della nostra democrazia ha ritrovato costantemente come elemento eversivo, come elemento di infrazione dei processi di partecipazione popolare, come elemento di rottura o di disturbo dell'allargamento. Perché siamo passati dalla storia dei criminali italiani, dall'occupazione italiana dei Balcani, dalla storia del sindacato, siamo passati a parlare di un'anima della Repubblica e di un partito della Repubblica? Questo libro nasce da un'inchiesta. Io ho cominciato a collaborare con l'allora perito Aldo Giannulli per la Procura di Brescia quando, molti anni fa, venne riaperta l'ultima inchiesta sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia, sulla strage fascista del 1974, compiuta il 28 maggio, nella cittadina di Brescia, durante un comizio sindacale di CGIL e CISL e UIL. Quell'ultima inchiesta, come sapete, è terminata con l'assoluzione di tutti gli imputati e la vergogna della condanna per i familiari delle vittime al pagamento delle spese processuali. Almeno quella cosa è stata cancellata e recentemente la Cassazione ha riaperto le procedure per riattivare una nuova inchiesta su quella strage impunita, una delle tante stragi impunite. Questo libro connette, diciamo, il mio lavoro universitario, perché nasce come idea di lavoro per una tesi di dottorato, con quell'incarico per la Procura, che mi ha consentito a me e ad altri che lavoravano con me di aprire degli archivi che fino a quel momento non erano mai stati aperti e quindi pubblicare delle informazioni nuove, capaci cioè di aprire degli squarci di luce su un periodo, in particolare quello degli anni 70, e sul ruolo del movimento sociale del neofascismo nel nostro paese, particolarmente rilevante a mio avviso, perché permette di raffigurare e di modificare un immaginario collettivo che nel nostro paese